Nazionale Dilettanti, battute a parte, quant'è il rammarico per non avere in qualche modo raggiunto questo obiettivo della Final Four, di giocarsi la finale scudetto a Parma? Non è un mistero, lo avevate detto in maniera molto esplicita, ci teniamo perché vogliamo mettere, lo aveva detto anche il presidente Scala, questo scudetto sulle maglie del Parma. La società, insomma, si era resa assolutamente disponibile anche per portare a Parma, di concerto con la Lega Dilettanti, questa manifestazione. Sì, c'è l'amarezza perché comunque è sfumata un'opportunità, seppur ai fini dell'obiettivo finale, che era quello iniziale, quello di salire, non contava niente, però contava perché comunque mettere uno scudetto sulla maglia era un valore aggiunto, era un coronamento anche di una stagione straordinaria che la squadra era riuscita a fare. Ecco. È chiaro che c'è l'amarezza perché comunque abbiamo avuto l'opportunità per avanti, purtroppo mi fa fare caduto perché quando una squadra sbaglia parla e vince sempre la squadra che sbaglia meno, ogni tanto purtroppo ha sbagliato alcune cose e questo è rammarico. Però c'è anche da dire che comunque è stata una stagione abbastanza estenuante, abbastanza stressante, quindi poi le squadre della Salmentese che hanno affrontato Parma l'hanno affrontato in maniera diciamo anche agguerrita. È giusto che sia così perché questo ci prepara e prepara la squadra, quella che poi sarà per la stagione successiva, proprio a mentalizzare anche questo tipo di situazione così, perché chiaramente analizzando un po' le due gare, quando ripeto, trovi squadre come Cuneo, analizzando la partita precedente, dove hanno avuto delle occasioni, hanno fatto più gol, noi abbiamo avuto diverse occasioni che ne hanno fatto soltanto questo, c'è la manica, bisogna lavorare su questo. Luca? No, io vado un po' controcorrente, Gigi, poi è chiaro che dal tuo punto di vista è molto importante ed è sicuramente più attendibile del mio. Anche Michele parlava di questo pizzico di amarezza. Io trovo oggettivamente questo scudetto, l'ho trovato una sorta di coda di campionato abbastanza inutile. Luca, ci siamo già confrontati, cioè tu la Però, mentalità vincente la costruisci anche da sì, queste cose. però ti dico, la decisione che è stata presa poc'anzi e che giustamente Nicolò ha reso noto a tutti, la dice lunga, no? Sulla serietà di questo tuo scudetto. Ma di cosa stiamo parlando? Voglio dire, il Parma non c'è più, allora cambi sede della finale. Se io fossi un tifoso della San Benedettese, un tifoso, mi arrabbierei tantissimo. Voglio dire, è chiaro che l'obiettivo principale, Gigi, era vincere il campionato e l'avete fatto non brillantemente di più, facendo una stagione straordinaria. Però è altrettanto palese che voi, come altre squadre, avete avuto probabilmente un pochino di calo fisiologico per aver vinto questo campionato e non dico che abbiate affrontato non adeguatamente questa coda di campionato, ma è normale che la squadra fosse un po' scarica, fosse un pochino priva di motivazioni, ma fosse un po' scarica forse mentalmente e fisicamente dopo un torneo che Fisicamente, l'ha giustamente. detto il vice di Apolloni, Bruno Ridolfi, ieri, insomma, eravamo stanchi, ha detto. Sicuramente quando fai una stagione come questa paghi un po', paghi perché comunque gli occhi erano proiettati tutti su di noi, Certo. per parlare quindi non soltanto lo stress fisico, ma anche lo stress psicologico è stato notevole. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere sempre comunque costante quello che è stato, quelle che sono state poi le prestazioni. Ripeto, c'è l'amarezza, ma c'è anche da dire che siamo arrivati anche con qualche problema, anche con qualche problema fisico, anche qualche elemento che stava bene, purtroppo ho potuto venire meno. Quindi, ripeto, al di là della stagione straordinaria che abbiamo fatto, l'amarezza è quella. Però comunque io parto anche da un altro presupposto. Aver perso poi non ha tutti. Non è così Non è negativo. così negativo perché comunque a salvare anche la sconfitta prepara anche una mentalità, come diceva prima Angela, mentalità vincente, perché la costruisce attraverso degli errori, attraverso quelle che sono quelle che si evidenziano magari diciamo che è stato detto, sono evidenziate alcune cose importanti che dobbiamo fare adesso. Spero, come ho detto sempre, che ogni cosa che si va a fare, ogni passo che si va a fare da questo segmento della squadra,
deve essere comunque sia decisivo che viene arrivo unicamente, unicamente girato, a livello tattico e tecnico, ma anche a livello caratteriale. Ma non credi che questo assaggio di Serie C, e poi lascio la parola agli altri, sarebbe stato più attendibile se queste squadre fossero state affrontate, che so, in un momento in cui la squadra avrebbe potuto mostrare una condizione fisica e mentale decisamente più buona? Quando la fai? Tu la fai, è ma apposta. Per quello dico che è inutile, perché non è attendibile per questo, per me è poi. Invece per me è stata una prova importante. Certo, no, anche credo. A livello personale comunque ha fatto vedere alcune cose. Penso anche per l'esperienza dei ragazzi che comunque sono proposti, sono messi in evidenza, che hanno, ripeto, hanno anche assaporato la sconfitta. La sconfitta, ripeto, non è che è una cosa che brucia, che fa male, ma allo stesso tempo fa riflettere e le domande e le costruzioni su quelli che sono poi quella mentalità che diceva Angela, la costruisci anche attraverso quelli che sono le sconfitte. Anche se dopo